109 pupi siciliani di scuola palermitana, 39 scene teatrali, 9 cartelloni pubblicitari e 2 piani a cilindro. Una collezione che ripercorre la storia del teatro dei pupi attraverso la tradizione della famiglia Cuticchio, con pezzi unici che vanno dal 1830 al 1960. La raccolta sarà esposta in maniera permanente dal 7 novembre a Palazzo Branciforte di Palermo. In programma un fitto calendario di attività didattiche legate al nuovo allestimento. Per me sapere che i pupi hanno un tetto, che l'uomo può fare quello che vuole, rischia la sua vita, ma non è giusto fare rischiare i pupi. E quindi noi volevamo mettere al sicuro i pupi di famiglia, quei pupi dove siamo nati e cresciuti, tutti i figli. E questo palazzo è degno di ospitare i nostri pupi. Infatti nel passato non li abbiamo mai voluti vendere o comunque dare a nessuno, persino a Parigi c'è un museo importante che ce l'aveva chiesto. Però io non ho voluto tanto, perché è vero che mio padre diceva sempre: io ho un mio maestro, morì a Roma e me ne voglio ir a Parigi. Noi ci siamo stati a Parigi con mio padre nel 67, abbiamo fatto spettacolo all'ambasciata d'Italia, eccetera. Però io non volevo che i pupi emigrassero. Sono un'occasione unica per poter celebrare un riconoscimento internazionale come quello dell'UNESCO, che vede nei pupi siciliani una categoria di rappresentazione teatrale del teatro di figura che racchiude anche per esempio i no giapponesi. E quindi credo che da questo punto di vista dare casa autorevole a dei reperti così importanti che costituiscono un pezzo di storia dei pupi siciliani credo che sia una cosa di rilievo. Del resto l'incontro con Mimmo Cuticchio è un incontro di cultura, cioè non è un incontro soltanto di museificazione. Questi sono qui ospitati in questo luogo, che è il luogo della memoria della povertà e del rimedio alla povertà di questa città. Credo che sia incantevole, perché in fondo la storia dei pupi siciliani è l'altra faccia della storia della povertà, cioè al povero si offriva una possibilità di sorridere a poco prezzo.